Dorando Pietro, medaglia d'oro mancata alle Olimpiadi di Londra nel 1908, il più famoso maratoneta proprio perché non riuscì a vincere quella corsa. Arrivò stremato, lo aiutarono e per questo fu squalificato. Però meritava questa vittoria ugualmente. Ebbe una rivincita dall'americano che lo aveva battuto, batté l'americano che l'aveva battuto alle Olimpiadi ed è diventato famoso proprio per non aver vinto. Ma questo non basta, perché è stato un grande italiano, lo riconoscono tutt'oggi gli americani, dove è famoso più che in Italia, ed è stato un uomo che ha vissuto proprio da emigrante questa grande, da migrante un po' di lusso, questa grande esperienza del portare il nome dell'Italia in America e dalle altre parti del mondo. Ha avuto una vita anche sentimentale piuttosto movimentata, anche forse un po' di meno di quella raccontata dalla televisione, però nel mio romanzo, per esempio, c'è uno scoop che nessuno aveva mai fatto prima, cioè ho scoperto un amore vissuto durante la traversata atlantica mentre lui andava in America, naturalmente sulla nave. È stato per anni il rappresentante dell'italianità, del piccolo italiano che vince. In America le sue fotografie io le ho viste nei negozi dei barbieri, per esempio, insieme a Caruso, insieme a Toscanini, insieme ai grandi italiani che hanno fatto la storia dell'Italia. Lui di umilissime origini è morto presto perché, poverino, nonostante fosse un grande corridore in maratoneta, soffriva di cuore. Oggi sarebbe bastato un bypass o una cosa del genere. È morto giovane a Sanremo, dove faceva il tassista e dove rincontrò quasi alla fine del suo percorso terreno la ragazza che aveva amato durante quella famosa traversata per andare in America.